Alle giornate italiane delle costruzioni in acciaio ho presentato alcuni dei risultati delle ricerche effettuate nell'ambito del progetto di ricerca ReLuis, coordinato dai professori Landolfo e Zandonini. In particolare la mia unità, che è quella dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli, ha sviluppato i criteri per la progettazione delle strutture a collasso progressivo sviluppate nell'ambito di questa ricerca. Quindi sono stati presentati alcuni risultati insieme ai coautori, il professore Mandara e l'ingegnere Lavino, relativa alla possibilità di schematizzare attraverso dei modelli semplificati la resistenza a collasso progressivo delle strutture soggette a dei fenomeni eccezionali, come possono essere esplosioni, incendi o altri fenomeni che determinano la rimozione di elementi chiave, per valutare la capacità che ha la struttura di sopportare queste azioni eccezionali e la possibilità di intervenire con opportuni interventi interni o esterni, magari combinati con la necessità di garantire la sicurezza dal punto di vista sismico. I lavori che abbiamo presentato nella sessione di oggi riguardano essenzialmente le procedure per caratterizzare un fenomeno che è l'amplificazione dinamica, che si verifica quando improvvisamente, istantaneamente, un elemento chiave, che può essere una trave, una colonna o quant'altro, viene rimosso dalla struttura e si valutano quelli che sono gli effetti con procedure semplificate. Esiste un fenomeno di amplificazione legato al fatto che i carichi sono applicati con un tempo molto ridotto rispetto a quelli con cui siamo abituati a trattare le strutture, che sono soggetti a carichi praticamente fissi o poco variabili nel tempo, e questo richiede una caratterizzazione adeguata di questi fattori di amplificazione. Quindi oggi abbiamo presentato due diversi lavori. Nel primo lavoro abbiamo fatto vedere che le formulazioni di letteratura relative ai fattori di amplificazione dinamica tendono a trascurare un fenomeno che è l'insorgere di sforzi di trazione nelle travi di edifici soggetti alla rimozione della colonna. Questi sforzi di trazione cambiano completamente il comportamento delle travi, che sono progettate di solito in assenza di sforzi normali. E nel lavoro abbiamo fatto vedere che queste formulazioni di letteratura trascurano questo effetto. Questi sforzi di trazione determinano un effetto che si chiama effetto catenaria, che cambia completamente i fattori di amplificazione dinamica. Nel secondo lavoro, in alternativa a queste procedure, abbiamo proposto una nuova procedura basata su un'analisi dinamica della struttura con riferimento ai modi fondamentali in direzione verticale, che consente di cogliere tutti gli effetti fondamentali all'interno dell'analisi a collasso progressivo, e cioè la capacità di elementi strutturali di fungere da tiranti, l'effetto catenaria indotto dagli sforzi di trazione, e quindi consente di caratterizzare in maniera più adeguata questo fattore di amplificazione, e quindi si presta ad essere implementato all'interno di documenti normativi in alternativa alle procedure attualmente esistenti.